Oggi Vet Pet and Food, eccolo qui, la nostra sigla, la medicina veterinaria che controlla il cibo di origine animale sulle nostre tavole, cura gli animali, seleziona il meglio per la loro nutrizione. Il segmento del venerdì, con il contributo scientifico del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università Federico II di Napoli, dell'Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Salerno e di Basilice Farmacia Veterinaria. Oggi a Quotidiano Medicina il nostro personaggio popolare, Domenico Canatù, benvenuto Buongiorno, dottore, ciao Aldo. medico veterinario, comportamentalista, consulente scientifico di Basilice Farmacia Veterinaria, per parlare di errori di cani umanizzati, troppo antropomorfizzati, come si dice. Quando viviamo con animali da compagnia, che succede? Sviluppiamo forti legami e ci capita spesso di proiettare emozioni umane su di loro. E questo non solo è innocuo, ma come vedete da questa immagine emblematica, fa anche bene perché sviluppa empatia tra l'umano e l'animale. Ad esempio, nel caso del bambino che si accuccia come un cane, si raggomitola, come lo vedete qui in questa immagine, come un gatto, magari anche miagolando, imitando il miau del gatto, e scattano momenti empatici positivi. Ma il problema nasce quando cominciamo ad esagerare, ad immedesimarci con gli animali, a trattarli come bambini, a vestirli alla moda, a portarli in carrozzino, in braccio, nella borsa, persino organizzargli feste di compleanno, come vedremo tra poco nelle immagini, dargli cibi per umani, farmaci per umani, cosmetici ideati per umani. Allora, dottor Cardù, quali possono essere, come dire, gli effetti, le conseguenze, mentre vediamo appunto scorrere le immagini? Allora, diciamo, la tua interessante premessa, volevo commentare il concetto di immedesimarsi o di andare oltre, di esagerare. Non è un problema di intensità, ma di canale, di forma con cui. Perché io dico sempre, e non lo dico solo io proprio la scuola cognitivista, che non è il problema di esagerare nel sentimento, anzi, il sentimento più è intenso e più c'è il ritorno. È il modo con cui tu dai quel sentimento, cioè usare un linguaggio corretto e rispettando la diversità di specie. Sì, qui il cane che chiede aiuto perché Sì, il cane in vasca. è il cane sicuramente in una situazione di semipanico, cioè nel senso che molto, allora, immedesimarsi nel cane dovrebbe significare non proiettare come se il cane fosse una propaggine di te, una parte antropomorfa di te, diciamo un figlio, ma immedesimarsi significherebbe cercare di ragionare da cane, usare il Sì, suo linguaggio e, contrario, sì, bravissimo, cioè esatto, sì. dovrebbe essere il concetto completamente opposto. Il concetto invece di esagerare non è tanto di esagerare, ma di usare un linguaggio scorretto, una comunicazione alterata, ovvero considerare il cane o il gatto come un umano, quindi antropomorfizzare, dare sembianze umane e quindi trattarlo con delle esigenze che sono dell'umano e non del cane. E quindi tutta quella serie di il cappottino, piuttosto la festa di compleanno è una cosa allucinante, perché probabilmente un cane, io vedo cani di 3-4 mesi a cui si organizza la festa di compleanno, è qualcosa di allucinante, perché semmai un cane che è entrato da poco nel gruppo famiglia, si vede arrivare tutti questi ragazzini che lo vedono con tipo un pupazzo movente, e quella per il cane è più una fonte di stress, cioè non certamente il cane si pone il problema, per il cane la vera festa è la passeggiata nel bosco. E qui, ecco, coccolarlo come un bambino, qui magari ci viene anche spontaneo No, farlo. ma guarda, la coccola, se la fai nella maniera etologicamente corretta, si chiama grooming affiliativo. Cioè, nel branco, nel gruppo dei cani, il momento dell'affiliazione empatica emotiva è importante, perché solo con una relazione forte il branco è forte. Cioè, non c'è solo la fase gerarchica, c'è anche la fase ludico-ricreativa e relazionale. Importante è usare un linguaggio e un approccio che il cane possa intendere, perché ci deve essere anche il momento in cui il cane appunto ti lecca. Però vedi, anche l'immagine del bambino col gatto di questa ragazza dovrebbe essere sempre l'uomo ad adeguarsi al linguaggio e alle posture del cane e non portare il cane nel letto, trattarlo come un bambino, perché poi là si creano degli errori di comunicazione per cui poi, che possono sfociare anche in gravi episodi di aggressività, perché l'errore di comunicazione, che spesso viene misclassificato con sociopatie, cioè con problemi neurologici, e spesso è trattato anche dalla scuola gentilista e behaviorista con lo psicofarmaco, è solo un errore di comunicazione, ma dire solo significa che se lo individui lo risolvi, ma se non lo individui degenera.
Sì, qui l'immagine anche questa emblematica. Una specie di compagno a cui mettere il braccio sulla... Sulla spalla, questa qua secondo me è proprio simbolica, però qua noi vediamo il binomio, cioè vediamo un cane e una persona che stringono un rapporto empatico e che insieme, io dico sempre, non guardare mai il tuo cane negli occhi, spesso come minaccia, ma guardate insieme nella stessa direzione, perché dovete essere ma perché questo è il patto ancestrale fra l'uomo e il cane si sono incontrati milioni di anni fa, ed è stato l'unico, il cane è l'unica specie simbionte, però quando tu la prendi in sostituzione, in mancanza di una carenza affettiva interspecifica, cioè ti manca la presenza di un compagno e ti porti il cane a letto, ti manca la presenza di un bambino e cresci e proietti anche le tue ansie, le tue paure, il tuo approccio scorretto ad esempio di usare le risorse, quello là non diventa più un cane che tu stai rispettando, ma diventa semplicemente la proiezione delle tue mancanze e lo stai maltrattando etologicamente. Sì. E qui fargli un dono come a un bambino. Ecco questa è un'altra cosa, diciamo, questa è solo un'immagine. Mentre quella del bambino col gatto, di quello qua, erano delle belle immagini, questa è un'immagine solo pubblicitaria, prima di tutto, perché quel gesto della zampa che noi spesso intendiamo per salutarci col cane, io dico sempre, i cani per salutarsi si annusano. Allora, se tu veramente volessi salutare il tuo cane o un altro cane col suo linguaggio, non dico di abbassarti, ma lasciarti annusare, cioè il gesto della zampa è un gesto antropomorfo che il cane non capisce, così come il regalo, ripeto, il regalo per il cane è semplicemente farlo aderire quanto più possibile all'espressione del suo ethos naturale, che è quello appunto della passeggiata, del gioco, dell'attività cooperativa, perché al cane piace cooperare con la propria figura di riferimento umana. Sì. Ecco, lavargli i denti come un bambino, qui diciamo il cane deve lavare. Allora, diciamo che anche questo, diciamo che la pulizia dei denti sicuramente, oppure il controllo della bocca è importante, perché come nell'uomo, anche nel cane, ma più nel cane, le razze meno selezionate, che mangiano semmai crocchette e quindi già hanno una detersione, spesso il problema della pulizia dentale è marginale, no? Perché anche in natura non esiste la pulizia dentale. Poi è chiaro che nelle razze più selezionate, che hanno delle abitudini anche alimentari diverse, si può creare il problema, ma anche in quel caso la pulizia dentale, non è che tu, semmai un cane che fino a 2 anni non gli hai mai fatto una spazzolata di denti o una pulizia, pensi di andare là con uno spazzolino lo vai anche a, diciamo, questo, cioè, lo vai a snaturare. È chiaro che abituare il cane a un massaggio gengivale, a una pulizia, un'esplorazione della bocca è sempre buona cosa, ma questo lo si fa anche in maniera ludico-ricreativa, cioè creando proprio un momento ludico fra te e il cane. Questa è un'altra esagerazione, esempio. Questa è proprio è la negazione. Allora dico sempre, questa qua si chiama antropomorfizzazione. Sì. Cioè, questa è un'esigenza umana, il maglione, non del cane. Il cane ha un pelo, tu stai maltrattando anche la cute del cane. Ma soprattutto, appunto, tu, dice il professore Marchesini, che è il cognitivista, l'etologo filosofo più importante vivente, che ce l'abbiamo in Italia, che mettere un giubbino a un cane, ovvero trattarlo come se fosse una persona, vuol dire maltrattare il suo ethos. Sì, e non è meno grave della zoointolleranza, cioè del cinese che ha il cane in gabbia e lo macella. Perché in entrambi i casi tu non stai rispettando l'ethos di un animale che vuole essere cane e vuole vivere l'intimo rapporto con l'uomo, ma da cane, non da figura mitologica, mezzo uomo e mezzo bambino confuso. E qui, vabbè, anche questa è emblematica, questa immagine. Anche questa è emblematica. Qua noi vediamo un momento di relax del cane, vedi, il cane c'ha l'occhio semichiuso, manda messaggi. Però anche una manovra del genere va fatta su un cane competente. Cioè, se noi prendiamo un cane che non ha mai visto dei bambini, o che li ha visti di lato, o due bambini estranei, che si avvicinano repentinamente al viso del cane in questo modo, il cane può reagire sfigurando il volto. Mi è capitato non di poco di fare una visita comportamentale in cui un cane di 6 anni, che viveva un rapporto empatico con la sua partner umana, in un momento in cui dormiva, ed era un cane comunque abbastanza irascibile, è andata di botta per dargli un bacetto, il cane l'ha aggredito al volto. Allora anche in quel caso, e il cane lo può accettare anche in maniera gratificante, ma deve avere delle competenze, che certamente non gliele dai trattandolo da bambino. Sì, certo. E andiamo ancora avanti con le immagini, appunto, in questa nostra carrellata di foto emblematiche in cui
appunto, ecco qui anche per questo è un altro problema che io rilevo spesso, quello di coprirlo come un bambino, no, di coprirlo come un bambino, ma di farlo dormire nel proprio letto. Sì. Allora, far dormire il cane nel proprio letto è una esasperazione. Io dico sempre, sì, anche con mio figlio, anzi ti farò vedere qualche altro volta con dei video, come io invito mio figlio ad andare lui sul lettino del cane. Sì. Cioè, e non portarti il cane a letto, ma proprio anche per una questione di messaggio etologicamente corretto, perché condividere il proprio giaciglio col cane spesso può essere, per alcuni tipi di cani con forti tembra, un messaggio tra virgolette di debolezza. È come dire che tu tieni tuo figlio di 10-12 anni a letto con te. No, c'è un momento in cui il cane va, si deve rendere autonomo e staccare. Tenere il cane a letto e trattarlo come il bambino può dare degli errori di comunicazione che poi possono sfociare in episodi di grave aggressività. E poi quello di dargli il cibo, insomma, cibo, sì, per umani, di usare che il poi cibo, può provocare bravissimo, obesità, bravissimo. Ma questo qua è un altro, è l'altro brobbio, sono le torte di compleanno per cane. ci sono delle pasticcerie, cioè trattare il cane, anche in quel caso, cioè, possiamo mai pensare che la gioia del cane possa essere ma io lo vedo anche con i bambini, Aldo, io vedo bambini di 5-6 anni che i genitori gli organizzano feste megagalattiche, quando per il bambino la cosa più bella sarebbe stare 2-3 ore col padre a terra a giocare e Eccola qui, la torta dell'happy birthday per il cane, se gli dice preferisci questa torta o preferisci andarti a fare una passeggiata in campagna o rotolarti col tuo, cioè il cane sceglierebbe sicuramente la seconda, questo è un tuo bisogno, ma lo si fa con il, perché parliamo sempre di pedagogia comparata, bambini e cani fino a 6 anni, il processo cognitivo e l'approccio dovrebbe essere lo stesso, approccio cognitivo, ma è chiaramente il bambino come il cane non vive la gioia che è puramente esibizionista ed è puramente del partner questa umano. Questa è un'altra, la cosmetica. Allora, la cosmetica, fin quando io voglio fare una fotografia simpatica e metto gli occhiali per 10 secondi in tutta la vita del mio cane, ma quando il modus vivendi di un cane del genere deve essere questo è un cane maltrattato, perché non è considerato cane, tu stai snaturando la specie, è una forma di maltrattamento, questa qua, l'antropomorfismo, che è gravissima e non è meno grave della zoointolleranza, di quello che c'è il cane legato per tutta la vita a catena. Deve essere una cagnetta, ovviamente una femmina, perché gli occhiali hanno una montatura rosa, quindi deve essere tutto in linea. Potrebbe essere. E qui il cane, io l'ho scelto questa immagine, il cane rassegnato, diciamo un po'. Rassegnato al ruolo di antropomorfizzato. Diciamo che il cane vuole essere, restare un cane. D'altra parte, chi è che lo diceva? Gandhi. La civiltà di un paese, sì, di un popolo... L'ha detto anche Schopenhauer, cioè che la civiltà di un paese si misura dal modo in cui trattiamo gli animali. Allora, la dice lunga. Perché diciamo il sentimento, anche la legge oggi, per esempio, che non considera ancora proprio il cane come essere senziente, ma sempre come res, però ha inserito nel codice penale il reato contro il sentimento. Sì. Cioè il sentimento positivo verso l'animale è garanzia di animo nobile e di tutela anche rispetto al bambino e alla società, ma anche negli animali da reddito, anche se io penso che l'uomo, cioè la strategia, la strada è quella, non dico del veganesimo, perché è ma del vegetariano, cioè del rispetto anche dell'animale, ma anche l'animale da reddito, quello che deve essere macellato, va rispettato nel sentimento, fino all'ultimo giorno, e anche il modo con cui andrebbe macellato. La Germania, che è un paese come l'Austria, come la Svizzera, sono paesi, come dire, un po' più algidi rispetto a noi italiani, però lì è in costituzione il ruolo dell'animale ed è considerato creatura senziente. Essere senziente, ma questa è la dominante che ormai verrà approvata, anche noi recepiremo questo, ma già con punire il sentimento contro l'animale non è equiparabile a essere senziente, ma è il passo successivo. Però ripeto, il trattare l'animale come un bambino, che ripeto, non significa volerlo più bene, certamente. Volerlo bene in maniera sbagliata e creare un mostro, è come il genitore che è antipedagogico col bambino, il bambino diventa un futuro serial killer, cioè tu lo stai maltrattando perché non stai rispettando l'individuo e il talento.
Bene, con questa bellissima immagine di questo gatto, e noi abbiamo insistito molto sul cane, perché poi il cane, ecco qui, anche volendo. Ma perché, Aldo, condividere lo spaghetto con il cane, un'altra esagerazione. Vivendo la simbiosi con l'uomo, questo, ma poi questo è anche un difetto di comunicazione, perché se tu mentre mangi tu fai mangiare il tuo cane, gli stai dando un difetto di relazione, perché in natura la gestione della risorsa prevede che la figura di riferimento non mangi contemporaneamente al suo gregario. Cioè, quindi tu qua, oltre a dare uno squilibrio, perché è un chihuahua che gli fa mangiare una fonte di amido raffinato come quella, gli spacchi fegato e intestino, e oltre a quello gli dai anche un messaggio antipedagogico dal punto di vista etologico, quindi stai facendo un danno enorme, perché tu devi stare nel ristorantino col tuo cane. E concludiamo con questa, con il cane guarda con sospetto e paura il farmaco. E fa bene. E il farmaco. Perché qua ci sono due tipi di cose, c'è l'esasperazione. Un minuto, poi chiudiamo. Dicevo, ci sono due tipi di cose, c'è l'esasperazione di quello che, pur rimanendo nei prodotti per uso veterinario, però diciamo compra il collare con gli Swarovski al cane, senza sapere che le esigenze del cane potrebbero essere, ma poi c'è il massimo viene raggiunto quando tu pensi che il cane non stia bene e di tua iniziativa gli dai il prodotto per uso umano, tipo un Fans, un Occhio, un antinfiammatorio, e gli fa venire un'ulcera gastrica, convinto, e anche in quel caso non lo stai rispettando nell'ethos di cane e nella fisiologia di cane.